quest'aula e ci dava degli sciacalli. Vogliamo, Presidente, no, le preannuncio che se il Presidente del Consiglio dei Ministri non annulla gli impegni e non viene in aula oggi a riferire e rispondere ai cittadini di questo Paese sulla presenza di terroristi in Italia, la Lega utilizzerà tutti i mezzi che ha a disposizione. Colleghi, dopo vedremo se urlerete, dopo vedremo allora, se farete i furbi. Deputato Fedriga, abbiamo una capigruppo, quindi possiamo Presidente, formalizzare questa sua richiesta anche in capigruppo. Bisogna rispondere alla sicurezza dei cittadini italiani. Va bene. Basta con sta scusa. La ringrazio. Degli ordini. Allora, chiede di intervenire il deputato Fiano, prego. Presidente, l'argomento a cui fa riferimento... Colleghi, per favore, se volete uscire fatelo, però consentiteci di continuare con i nostri lavori. Prego. L'argomento a cui ha fatto riferimento l'onorevole Fedriga, e cioè l'arresto oggi di un cittadino marocchino nella città di Milano, considerato uno dei responsabili dell'attentato al Bardo a Tunisi, è un argomento serio che va trattato con serietà. Noi consideriamo un successo del provvedimento legislativo che questo governo ha fatto approvare al Parlamento, il decreto antiterrorismo. Consideriamo un successo se grazie a quel decreto e grazie alla collaborazione tra le strutture dello Stato di Italia e Tunisia si sia potuto arrestare oggi sul nostro territorio un personaggio pericoloso, probabilmente responsabile di quell'attentato. Noi lavoriamo per rassicurare gli italiani. Abbiamo dotato questo Paese, le forze dell'ordine e gli inquirenti di nuovi provvedimenti legislativi proprio per combattere il terrorismo di marca islamica, proprio per combattere le possibili infiltrazioni che arrivano dai Paesi che sono oggi sotto l'egida o nel mezzo di battaglie contro le organizzazioni terroristiche islamiche. È proprio per i provvedimenti che abbiamo preso che si è potuto arrestare quel terrorista. È proprio perché stiamo combattendo anche noi quel terrorismo che oggi c'è. Allora togliete, scusi deputato, togliete quella lavagna, per favore. Onorevole Rampelli, non sono ammesse lavagne in quest'aula. Tolga quella lavagna, la passi all'assistente parlamentare. Allora, deputato Fiano, continui. La ringrazio, Presidente. Non si può trasformare il successo di oggi di un Paese che è riuscito a fermare un pericolo rappresentato da quel personaggio che fuggiva da quell'attentato, che fuggiva dai gesti criminosi che aveva combinato, non lo si può trasformare in un ulteriore elemento di campagna elettorale. Noi siamo orgogliosi di quel provvedimento antiterrorismo che questo Parlamento ha approvato, questo governo e non i governi precedenti. E siamo orgogliosi, e lo continueremo a dire agli altri leader europei, che solo quello che stiamo proponendo noi all'Europa, di ripartire il carico di quello che sta succedendo nel Nord Africa, solo quella è la soluzione, bloccare alla fonte il problema di cui stiamo parlando oggi. Voi volete inserire in quest'Aula la campagna elettorale, noi vogliamo risolvere il pericolo del terrorismo per i nostri cittadini, c'è una certa differenza. La ringrazio. Allora, onorevole Brunetta, prego.